Ciao a tutti cari amici della rasatura tradizionale, benvenuti a questo nuovo episodio. Io sono Riccardo e oggi ho preparato per voi la battaglia dei cloni. Scopriamo insieme di cosa si tratta dopo la sigla. E rieccoci, rieccomi, battaglia dei cloni, siete pronti? Oggi un'altra sbarbata doppia. A tema appunto cloni, quindi avremo da una parte il clone del future e dall'altra il baby future, quindi una sbarbata non solo di cloni ma anche futuristica, e vedremo come questi due rasoi performeranno durante la sbarbata. Premetto che sono due rasoi che non ho usato moltissimo, quindi ho poca confidenza con loro, ma comunque vedremo insieme come performano e quale performerà meglio sempre sul mio viso. Poi, come continueremo, o meglio, che prodotti utilizzeremo? Inizieremo da una pre-barba Furbo Sandoloro, un prodotto molto buono, profumato, fresco. E poi, per stare in tema di battaglie e di futuro, useremo Re Nero Goodfella Smile, un prodotto buonissimo, un sapore dalla profumazione unica, mi ha fatto innamorare fino dall'inizio. Una apertura di pompelmo e arancia, i neroli, una note di buonissimo, wow, note di cuore di pepe nero e pelargonio. Come vedete, in molti dei profumi che mi piacciono c'è il pepe nero proprio perché lascia, a mio avviso, questa profumazione molto potente, molto carica. E per finire una base di patchouli e legno di cedro. Re Nero che si sposa bene sia per questa profumazione molto intensa, molto carica, ma anche perché Re Nero è un personaggio della serie Kenshiro. Kenshiro che è ambientato in un mondo post-apocalittico con continue guerre e continue battaglie. Quindi ci sta benissimo su tutta la linea. Ma non perdiamo altro tempo, risciacquatina al viso veloce, pre-barba e iniziamo subito. Ok, una bella sciacquatina. Come vedete ho una barba corta, 2 giorni e mezzo, 3 massimo. Andiamo a prendere il nostro gel Furbo Sandolor. Ok, ne basta veramente poco, quindi una confezione durerà un sacco. E andiamo a stenderla bene sulla pelle del viso. Barba appunto corta, quindi molto dura. E vedremo quali dei nostri future, se il clone normale o il baby future, riuscirà o si comporterà meglio. Vado ad asciugarmi le mani. Non vi ho detto le lamette che utilizzeremo oggi e saranno le Rapira Lux, Platinum Lux. Eccole qui. Prendiamo i nostri due rasoi, le nostre rapira e spostiamoci sull'altra cama. Eccoli qui, uno alla volta. Quindi iniziamo dal clone del Mercure Future, andiamo a rimuovere la testa, andiamo ad aprire, perché non ve l'ho detto, ma le rapira sono nuove, quindi andiamo ad aprire le lamette ed eccole qui, due rapira Lux, Platinum Lux. Andiamo a scartarle, doppia protezione, è già un buon segno, niente colla. Andiamo a posizionare la lametta nel nostro rasoio e andiamo a chiuderlo. Sempre facendo attenzione a non toccare la parte della lametta con le dita. Primo rasoio pronto e armato. Prendiamo il secondo rasoio, il Baby Future. Andiamo ad aprirlo. Questo è un rasoio che, se vi ricorderete, vi ho fatto la recensione, vi ho fatto l'unboxing, ve lo lascio qui sopra in descrizione. Ha un sistema molto interessante, un sistema a calamita per tenere la lametta. Andiamo ad aprirlo e andiamo anche qui a posizionarla. Ok, no, è storta. Ok, così è posizionata correttamente e andiamo a chiudere con la testa. Ecco qui, già fatto. Lascio entrambi, ok, al minimo
e continueremo poi in radatura, vedremo quali settaggi andare a utilizzare. Vado a prendere il nostro pennello, non ve l'ho fatto vedere, ma oggi utilizzerò questo bellissimo Omega Proraso, sigla P48. Andiamo a prendere il Re Nero, eccolo qui, un sapone che si è un po' indurito, quindi vado a prenderlo, a prelevarlo direttamente con il pennello. Pennello che era scarico d'acqua, acqua che andremo a aggiungere poi nel ciuffo, man mano continueremo con l'insaponatura. Profumazione strepitosa. Andiamo a fare un bel montaggio, o meglio un bel prelievo. Ok, direi che ci siamo. Ci spostiamo sull'altra canna. Andiamo a aggiungere qualche goccia d'acqua direttamente nel ciuffo e iniziamo il montaggio in viso. Mamma, che buona questa profumazione! Re Nero, che vi ricordo contiene anche latte di cavalla e olio di ribes nero. E si sente morbidissimo sulla pelle. Guardate intanto anche il 48, il P48, scusatemi, il Proraso, come si apre. E andiamo a stendere bene il sapone in viso. È bastato veramente poco, come vedete, per ottenere un montaggio bello corposo che vado a stemperare con un po' d'acqua a pioggia nel ciuffo. Oggi, a differenza delle altre volte in cui andavo a cambiare i rasoi tra una passata e l'altra, seguendo i vostri suggerimenti ho deciso che non li cambierò. Quindi useremo il Future dalla parte destra e il Baby Future dalla parte sinistra e vedremo chi vincerà questa battaglia dei cloni. Ancora qualche goccio d'acqua. La profumazione di questo Re Nero è veramente spettacolare. E piace sia a donne che a uomini, eh? Non è quelle profumazioni vintage che noi tanto adoriamo, ma poi si viene detto sapere di vecchio. È veramente spaziale come profumazione. Se volete provarla, vi lascio qui sotto i link in descrizione, link del mio programma affiliato tramite i quali potete completare l'acquisto in totale sicurezza. Direi che ci siamo. Sono due rasoi grandi, quindi non ho quasi più spazio sul lavandino. Risciacquatina, mani, bocca, collo e rasoi. Sono veramente avvolto da questa splendida profumazione. Ok, abbiamo detto che inizieremo con il Future. Future che andremo a settare, ok, qui c'è la tacca di riferimento, l'assetto e poi la mettiamo, una barba corta, quindi direi che possiamo partire da 4, eccolo lì. Vediamo se riesco a farvelo vedere, i numeri sono stampati, eccolo lì, 4, vi faccio poi vedere a confronto le aperture. Il Baby Future ha una scala massima che va fino a 8, mentre il Future va fino a 6, quindi direi che lo possiamo regolare a 5 in questo caso.
Eccolo qui, si vede un po' meglio e vediamo le esposizioni a confronto. Gap molto importante per entrambi, vediamo come si comporteranno. Quindi tendiamo la pelle, incliniamo il rasoio e iniziamo la prima passata. Nonostante, come vi ho detto, non ho molta esperienza con questi rasoi, devo dire che per ora sento molto bene questo clone del Future. Un rasoio sicuramente grande, generoso in termini di dimensioni e anche di peso. Che sento lavorare bene. Vado a dargli una risciacquatina solo perché mi sono fatto praticamente la prima passata senza risciacquarlo. Ok. Sempre delicatamente. Zona baffi. Che, viste le dimensioni, non è semplicissimo da pulire. Ma tutto sommato si è comportato bene, mi ha portato via la barba molto, in maniera molto pulita, molto delicata. Risciacquiamo il nostro Future, risciacquiamo il nostro Baby Future e proviamo dall'altra parte quale lavorerà meglio su questa barba di 2 giorni e mezzo, 3. Baby Future, vi ricordo, settato a 5. Ancora una volta tendiamo, incliniamo bene. Cerco di fare anche non solo la stessa ovviamente pressione, inclinazione e quant'altro, ma anche di fare passate simili. Controllo basette, ok. Tendo sempre bene la pelle. Zona del mento. Ok, e come prima risciacquiamo prima di andare a fare la zona dei baffi. Vediamo se questo rasoio è un po' più gestibile. Anche qui una testa voluminosa, ma ok, vedete fino a dove è arrivato, mentre invece il Future aveva lasciato un po' di più, perché il coprilametta è un po' più alto, un po' più, scusatemi, bombato sul Future. Prima passata però, facciamo un piccolino qui, ancora con il Future. Ok, prima passata completata, risciacquatina entrambi i rasoi con acqua calda, al viso con acqua calda, ci vediamo qui per la seconda passata. E rieccomi. Allora,
sensazione di morbidezza della pelle molto simili sia per il Future che per il Baby Future, ma devo dire che il Future è andato un po' più in profondità, la sento più liscia ovviamente nel verso del pelo perché è il verso che abbiamo fatto, mentre invece in questa zona sento un po' più di profondità per quanto riguarda al Baby Future, quindi diverse sensazioni ovviamente dovute anche al diverso gap e al diverso settaggio su cui sono impostati. Proprio per questo vado a aumentare a 6 il gap del Baby Future, voglio vedere se così riescono o si assomigliano di più i due gap e quindi otteniamo risultati più un po' più comparabili, non che adesso non lo siano, ma appunto uno è andato un po' più in profondità, quindi credo che sia proprio per il gap. Profumazione sempre strepitosa del Goodfella Smile Renero, Omega Pro Raso morbidissimo, da una profumazione e scorrevolezza oltre ad accompagnarci in un viaggio olfattivo strepitoso. Goccino d'acqua nel ciuffo. Che dire, i due rasoi poi si sono comportati entrambi bene. Anche qui ognuno ha le sue caratteristiche specifiche. Il Future devo dire che ha una testa un po' ingombrante per i miei gusti, soprattutto se pensiamo sotto il naso, anzi solo sotto il naso, perché poi nel resto del viso non si fa percepire se non per via del peso, ma entrambi hanno lavorato molto bene e si sono portati via questa barba in una totale tranquillità. Vero, non era una barba lunghissima, però hanno fatto il loro lavoro. Le rapira altrettanto, le trovo buone lamette, voglio provarle ancora su altri rasoi, ma si sono comportate molto bene. Ok, direi che ci siamo. Mani, bocca, collo. Ok, ripartiamo ancora dal nostro clone Future e lo lasciamo settato, ok, a 4. Sempre fatica, non l'ho toccato, quindi è ancora lì. Tendiamo la pelle e iniziamo la seconda passata in obliquo. Si sente cantare. Gratta un po' qui sotto il collo, ma non l'ho trovato, ecco qui, comodissimo in questa zona, per via, credo ancora una volta, della testina un po' ingombrante. Menta. E ancora faccio fatica.
Ok, sembra che andando a prendere la punta del naso e alzandola si crei il giusto spazio per andare a lavorare con il merchio. Ma con il clone del merchio, scusatemi, con il clone del future. Ma andiamo a risciacquarlo e andiamo a cambiare il rasoio. Prendiamo il baby future per l'altra parte del viso. Ok, quindi baby future settato a 6. Tendiamo bene, incliniamo il rasoio e godiamoci questa seconda passata. Anche questo rasoio canta e si sente bene, spero che lo sentiate anche voi. Canta portandosi via tutto il pelo. Più manovrabile, come abbiamo detto prima. Ok, direi che i rasoi adesso si assomigliano molto di più in termini di profondità di taglio. Ma andiamo a risciacquarci il viso con acqua calda, il Baby Future con acqua calda. E ci vediamo qui tra un attimo per la terza passata. E rieccoci, seconda passata completata. Devo dire che se prima mi sembrava andato un po' più in profondità il future, ora siamo veramente agli stessi livelli, quindi era probabilmente solo un problema di settaggio. Andiamo a prendere per la terza e ultima volta il nostro sapone. Andiamo a stenderlo in viso, profumazione sempre strepitosa. Le note arrivano buonissime. E devo dire che in questa seconda passata forse un punticino in più l'ha vinto il Baby Future, ancora una volta per la manovrabilità, sia in zona collo, dove c'è il pomo d'Adamo, sia in zona naso o baffi. Un goccino d'acqua. Questo Renero Goodfella Smile continua a montare, che è un piacere. E le rapira anche loro fanno la loro parte. Che dire, ci siamo, mi sto continuando, scusatemi, ma mi sto godendo il massaggio. Ma andiamo a pulirci mani, bocca, collo e ricominciamo in contropelo. Lascio ancora una volta il settaggio del clone Future su 4, o Future perché è tedesco, su 4. Risciacquatina con acqua calda e iniziamo il contropelo. Sì, un gap importante, si sente perché va in profondità. Un
Ok, lo risciacquiamo, controlliamo se zona basette è a posto. Ok, un paio di pizzichi. Ok, direi che ci siamo. Sciacquatina al clone future, sciacquatina al baby future e continuiamo la terza passata. Ok, riprendiamo quindi il nostro baby future e iniziamo il contropelo. Lo lasciamo a 6. Si sente soprattutto zona basso collo. Lo sento un po' più spinoso del clone future in questa passata in contropelo, eh. Anche lui canta in zona basette. Ok, ci siamo, quindi risciacquatina rasoio con acqua calda, il viso con acqua fredda e ci vediamo qui tra un attimo per le considerazioni finali. E rieccoci, anche la terza passata è stata completata. Che dire, è stata una bella battaglia, con punti un po' per un rasoio, un po' per un altro, due rasoi ovviamente diversi, due rasoi futuristici. Con geometria della testa, regolazioni diverse tra di loro e con qualche pregio e qualche difetto in comune. Ma mentre parliamo, andiamo a prendere l'aftershave Goodfella Smile, eccolo qui. Come vedete, mi piace e lo uso parecchio. Andiamo a sbatterlo bene e andiamo a mettercelo in viso. Sorrido perché so già la strepitosa profumazione che avrà. Vediamo la zona collo. Eh sì, un po' brucia qui dove mi sono un po' irritato da entrambi i lati. Sapete che porto sempre le camicie e quindi quella parte del collo è una parte che si irrita quasi sempre. Allora, parliamo invece dei due rasoi. Allora, entrambi si sono comportati bene, ma il Baby Future è andato un po' più in profondità, devo dire. Mi ha portato via soprattutto in alcune parti del collo, dove il mio contropelo va in questo senso, qui esattamente. Il Baby Future si è comportato meglio, andando a portarmi via più barba, quindi riuscendo ad arrivare più in profondità. Vuoi perché è più manovrabile? Vuoi perché magari ho teso diversamente, ma non credo, credo proprio sia la sua manovrabilità. Il gap l'abbiamo messo in entrambi i casi su una regolazione simile, quindi nemmeno quello può essere preso in considerazione. Anche in zona baffi il Baby Future si è comportato meglio. Il Future ho dovuto alzare la punta del naso per arrivare a ripulire bene qui sotto, mentre il Baby Future non ha avuto grandi problemi. La pecca invece comune è stata in questa zona, eccola qui, vedete? Così non va bene. Entrambi, infatti, nella passata di traverso mi hanno dato problemi
No, è una cosa che non mi piace proprio in un rasoio. È vero che dovrei usarli più spesso per imparare esattamente l'inclinazione e quant'altro, però è molto molto strano che appunto entrambi si siano comportati male in quella zona. Quindi, future, baby future, future, baby future. Chi vincerà la battaglia dei cloni? In questo caso per me il punto va al baby future. Proprio per le caratteristiche che vi ho detto, è riuscito ad andare un po' più in profondità a parità di gap e anche un po' più maneggevole per via della minor bombatura della scoprilametta. Sarei curioso di fare una sfida con il vero future per capire se queste complicazioni sono legate solo a questo modello o se il Futur originale, avendo una qualità costruttiva molto molto più alta di questo clone, vada e riesca a battere il Mini Future. Rivediamo insieme i prodotti che abbiamo usato oggi, partiti con Pre-Barba Furbo, Sandolor, un gel molto molto veloce da mettere, molto funzionale, mi ha garantito un'ottima scorrevolezza. Sapone da barba Re Nero, profumazione strepitosa, dovete provarlo assolutamente, c'è il link in descrizione. E abbiamo continuato con ancora Aftershave Re Nero, strepitosa, è una profumazione che tra l'altro rimane sulla mia pelle per molte ore. Lo so, non è un profumo e quant'altro, ma ho appena fatto la barba e sono felice perché per le prossime 2-3 ore sentirò questa buonissima profumazione sul viso. Pelle già molto morbida, molto elastica, faccio ovviamente piano per non andare a stressarla ulteriormente, ma per entrambi i rasoi devo dire che hanno fatto un buon lavoro. Come vi dicevo, per questa volta il punto lo assegno al Baby Future, ma la battaglia dei cloni non finisce qui perché vedremo nelle prossime settimane cos'altro mi inventerò. Quindi seguitemi. Non solo seguitemi, ma se non l'avete ancora fatto, attivate la campanella, iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace. Venite inoltre anche a seguirmi sugli altri miei profili social, in particolare Instagram e Facebook. Mi trovate con il mio account rasaturatradizionale.it. Bom, vi ho detto tutto, vi ricordo gli appuntamenti fissi ogni mercoledì e ogni sabato alle 10. Solo su YouTube. Alla prossima sbarbata!